esiste una sorta di storia che ci lega, un'ontogenesi, una filogenesi che ci fonda su quello che è il genere umano, sulla razza umana. Noi siamo gli eredi, niente meno, dell'Australopiteco, e che ancora stiamo combattendo per venire fuori da quelle angosce che il nostro antenato ha vissuto. Quelle angosce che purtroppo si chiamano emozioni, si chiamano traumi, e che purtroppo rimangono iscritte dentro di noi. Quindi in fondo la psicoanalisi non è altro che in qualche modo un trascrivere nella nostra mente, nel nostro cuore, quelle che sono le storie che l'uomo, venendo al mondo, ha vissuto e rimangono dentro di noi. La psicoanalisi non è altro che la storia di ciò che è accaduto e che rimane inscritto profondamente dentro di noi. Ovviamente quando noi incontriamo un paziente non stiamo lì a raccontargli in quale angolo del suo corpo, in quale lobo, se anteriore o posteriore o parietale, inscritto. Ovviamente noi ci occupiamo del suo dolore, della sua ansia, della sua angoscia. Ci occupiamo della sua storia più recente, da quell'intreccio che è accaduto con la madre, in quell'attimo che la madre si è accorta di averlo procreato, di averlo generato. E poi questo bambino nasce. Che cosa accade? Beh, deve accadere qualcosa. La madre si riversa su di lui, proprio si dona in un gesto d'amore, lo chiamiamo amore, in un gesto di devozione, lo chiamiamo attaccamento, accade qualcosa dentro di lei, accade qualcosa a livello emozionale, ma accade qualcosa a livello inconscio, conscio ed emotivo, che rimane nella sua psiche, e di questo i neuroscienziati ci hanno dato prova dell'attaccamento. Che cosa accade nell'attaccamento? Finalmente una prova di ciò che Freud ci stava svelando. I neuroscienziati ci hanno dato una prova che nell'attaccamento accade qualcosa a livello biologico e psicologico, ma anche nel bambino accade qualcosa. Se il bambino non sviluppa un desiderio, un'attivazione di desideri nei confronti della madre, se anche il bambino non va verso la madre, non si crea l'attaccamento. Accadono i primi traumi. Ma perché un bambino non deve sviluppare un attaccamento, una propensione verso la madre che lo porti a farsi amare, a farsi riconoscere come io figlio tuo? Che cosa accade? Sicuramente accade qualcosa a livello biologico. Prendiamo un bambino autistico. Un bambino autistico non ha questa attivazione, non ha questo desiderio. Si spegne qualche cosa dentro di lui. Perché? Perché qualcosa a livello biologico non ha funzionato. Ecco ancora la biologia che ci deve dire che cos'è che non funziona in questa attivazione. Vi giuro, non ho mai visto nella scuola di psicoterapia uno degli allievi che ha fatto la scuola e l'analisi che dopo 4 anni non sia cambiato. Vuol dire allora che l'analisi funziona. Che cos'è che ha generato la psicoanalisi? Mi permetterete, ma vi voglio introdurre già nei discorsi seri che faranno loro. La psicoanalisi parte da una premessa di fondo, la cui discussione è riservata al pensiero filosofico e la cui giustificazione risiede nei suoi stessi risultati. Di ciò che chiamiamo la nostra psiche ci sono note due cose. Innanzitutto l'organo fisico, il suo scenario, il cervello, e in secondo luogo i nostri atti di coscienza
che sono dati immediatamente e che nessuna descrizione potrebbe farci comprendere più da vicino. E più avanti Freud nel compendio scrive: continuerò a descrivere l'organizzazione di base di questo apparato, prima di descrivere i processi biologici che lo sottendono. Ma noi sappiamo che Freud a un certo punto ha detto: lasciamo da parte i processi biologici, sarà la scienza, sarà la medicina futura che mi darà ragione, e andrò a descrivere i fenomeni psichici. E descrisse i fenomeni psichici. Continuò a tracciare una distinzione tra le diverse classi di qualità psichica, conscia, preconscia e inconscia, e a descrivere le leggi psicologiche che definiscono le loro modalità di funzionamento. E dopo aver fornito un numero dettagliato di questo modo di pensare sull'attività mentale, concluse: la nostra ipotesi di un apparato psichico spazialmente esteso, composto di più parti rispondenti a un fine, sviluppatosi dalle esigenze della vita, un apparato il quale solo in certi punti e in certe condizioni dà origine al fenomeno della coscienza. Tale ipotesi ci ha messo nelle condizioni di poter edificare la psicologia su un fondamento analogo a quello di qualsiasi altra scienza. Noi oggi siamo in grado, e il professor Biggio ce lo dirà, siamo in grado di confermare che l'altra scienza ha dato ragione all'esistenza della psiche, della psicoanalisi. Ringrazio ancora tutti della vostra presenza e do la parola a Franco De Masi per introdurre il suo pensiero. Allora, grazie e buonasera a tutti. Nel mio intervento io cercherò di delineare con modo semplice gli ambiti della psicanalisi e delle neuroscienze. Credo che poi il professor Biggio farà molto meglio di me a entrare nello specifico delle neuroscienze. Io vorrei invece comparare le due discipline e anche cercare di capire come, pur essendo distinte fra di loro, la psicanalisi avrà bisogno delle neuroscienze e viceversa. Comunque, già da adesso le due discipline coesistono. Ci sono alcuni psicanalisti che pensano che ci sia un rischio da questa coesistenza, cioè che le neuroscienze potrebbero ridurre al biologico i processi psichici, perché alcuni psicanalisti cercano di introdurre anche o di spiegare certe cose psicanalitiche attraverso le scoperte delle neuroscienze. Ci sono altri invece come me che ritengono che le neuroscienze devono essere guardate in parallelo pur lavorando come analisti. Io ad esempio nei miei lavori ho fatto un lavoro secondo me molto significativo sull'attacco di panico, in cui io vedo l'attacco di panico dal punto di vista psicoanalitico, però utilizzo anche delle scoperte sulle emozioni di alcuni neuroscienziati, sulle emozioni della paura, per capire come mai si scatena l'attacco di panico, che è una manifestazione di angoscia molto diversa dalla comune ansietà. Quando noi facciamo un sogno, noi rappresentiamo un processo narrativo, una vicenda emotiva. Quindi noi lavoriamo a livello dei sogni perché usiamo la parola e cerchiamo di capire cosa c'è al di là della sequenza narrativa, della rappresentazione. Le neuroscienze non usano la parola per capire i processi mentali, come non uso la rappresentazione, perché le neuroscienze, anticipo, poi vedremo meglio, si basano su quello che si chiama la regione dell'inconsapevole. Io faccio una distinzione tra inconscio e inconsapevole. Prendo la definizione di Freud: la psicanalisi è A, un procedimento per l'indagine di processi psichici altrimenti inaccessibili,
Come sta dicendo, la psicanalisi si occupa dei processi inconsci, chiaro? È un metodo terapeutico per il trattamento dei disturbi neurotici. Non dice dei disturbi in generale, dei disturbi neurotici, anche questa è una cosa molto importante. Una serie di conoscenze psicologiche ottenute nel modo indicato e convergenti in una nuova disciplina scientifica. Allora, punto B. Freud mette che l'analisi è un procedimento terapeutico, chiaro? Quindi non definisce l'analisi come una parte della psicologia, ma come un nuovo metodo psicoterapico. Voi sapete che Freud si era occupato della terapia attraverso l'ipnosi. Ecco, l'ipnosi, ad esempio, è un processo che adopera l'inconscio, perché il comando ipnotico dell'ipnotizzatore si rivolge all'inconscio in quanto il paziente è in uno stato, diciamo così, di orientamento. La psicanalisi utilizza l'inconscio in modo consapevole, cioè l'analista rivela al paziente, quando è possibile, il significato di un sogno, il significato di un desiderio, non solo, ma anche il ricordo della propria infanzia che è stato cancellato, che è stato rimosso. Quindi il fatto che sia stato sottolineato l'aspetto terapeutico ha fatto sì, secondo me, che la psicanalisi conquistasse le persone, perché se fosse stata soltanto un'indagine psicologica sarebbe stata confinata ai testi accademici per gli studenti di psicologia. La psicanalisi si interroga su come avviene la conoscenza e sulle radici emotive che promuovono la crescita mentale. Come diceva prima Paolo, se il bambino non riceve quelle risposte empatiche da parte dell'ambiente, non sviluppa la sua mente. A parte il fatto che è stato dimostrato che anche i neuroni e le sinapsi dei neuroni si sviluppano nella misura in cui un bambino riceve stimoli e risposte ambientali adatte. Se un bambino è carenziato, i collegamenti biologici degli assi neurali, cioè l'incontro tra cellula nervosa e neurone, diminuisce. Quindi vedete com'è importante anche dal punto di vista biologico capire quanto è importante dare stimoli adeguati ai bambini. Voglio dire, se voi pensate come è cambiato l'allevamento, cosa fanno i nostri bambini, nell'epoca attuale, come risposta, il sorriso ce l'hanno dopo 2 o 3 settimane, anche qualche volta prima. Negli studi che sono fatti dal dopoguerra dai psicologi importanti, il sorriso era quello che avveniva dopo alcuni mesi e così via. Perché adesso l'interrelazione tra madre, ambiente e bambino è molto molto stretta, molto molto stimolante. Ecco, quindi la psicanalisi si interroga su come avviene la conoscenza, però qual è il metodo psicanalitico che è diverso da quello delle neuroscienze? È che noi, quando ascoltiamo un paziente, cerchiamo di cogliere i legami e i nessi significativi attraverso il fluire delle libere associazioni. Una delle indicazioni di Freud è che il paziente deve dire tutto quello che gli viene in mente, a parte che il paziente non dice mai tutto quello che gli viene in mente, perché giustamente ha delle ritrosie, poi c'è anche una parte privata di se stessi che ognuno vuole tenere per sé. Però attraverso i collegamenti, diciamo così, l'analista cerca di mettere insieme e dare significato a una comunicazione che appare legata. Quindi, allora, uno, diciamo così, dei portati della psicanalisi è che i legami significativi e la nascita dei pensieri creativi avvengono tramite il pensiero inconscio. Allora, io qui dico che questo lavoro mentale che noi facciamo e che noi usiamo come psicanalisti non differisce molto dalle operazioni mentali che compie qualsiasi scienziato intuitivo. Vi cito da un lavoro che scrissi tanto tempo fa una frase di Einstein a proposito di come il nostro pensiero si avvale di un processo inconscio. Einstein, nella sua autobiografia scientifica, afferma:
Per me è fuori di dubbio che il nostro pensiero procede per la maggior parte senza l'impegno di segni e inoltre in misura notevole inconsciamente. Altri poi, diciamo così, scienziati, specialmente i matematici, si sono interrogati come avviene l'intuizione matematica. No? Poincaré, ad esempio, che è un famoso naturalmente matematico, ha scoperto le equazioni di non so quale grado mentre saliva a Lisbona su un tram, cioè vuol dire che noi lavoriamo inconsciamente e ci vengono poi delle idee, no? Anche quando dimentichiamo il nome di una persona, non ci pensiamo, dopo un po' ci balza alla coscienza. Ecco, qual è poi la differenza, però, per introdurre poi anche quello che dirai sul video, tra psicanalisi e neuroscienze? Cioè, le neuroscienze hanno un metodo delle scienze naturali, chiaro? Cioè, hanno delle ipotesi che richiedono di essere confermate sperimentalmente, chiaro? Per cui, se uno scopre qualcosa, deve essere poi in grado di ripetere l'esperimento e mostrare che questa cosa è ripetibile. Invece lo psicanalista cerca di risolvere un problema attraverso un lavoro mentale che è unico, personale e irripetibile. Grazie. Il concetto psicanalisi e neuroscienze non sono più due realtà che si respingono, ma vanno oggi in perfetta sinergia, ognuna nel suo settore, però ci sono tante intersezioni. Ecco, se noi oggi dovessimo entrare nel cervello, immaginate, fossimo un microorganismo talmente piccolo da entrare nel cervello, ci aspetterebbe uno scenario più o meno del genere. Entreremo in un mare di miliardi di neuroni e di sinapsi, di connessioni fra i neuroni, ma il nostro cervello è questo? Ma è sempre stato questo? No, siamo partiti da molto lontano, nell'evoluzione. Chi è che ci ha fatto sviluppare il cervello così? L'interazione sociale. L'uomo è l'animale del nostro pianeta che socializza da sempre di più. È poi seguito da altre specie animali come le scimmie. La capacità di socializzare il nucleo familiare, la comunità e poi il cibo, quello che si è mangiato. E questo fa ancora la differenza, guardate, tra molte etnie, quelle che hanno privilegiato la carne, altre l'aspetto più vegetale, e ci sono oggi ancora delle differenze proprio a livello delle risposte del nostro cervello. Ma guardate i nostri antenati, qui siamo a circa 5 milioni d'anni fa, 3-5 milioni, vedete la differenza? Erano quasi totalmente privi di corteccia, almeno di corteccia frontale, ne avevano pochissima, ed erano soggetti molto violenti, e cioè non frenavano gli impulsi, mi invado il territorio, mi porti via la pecora, mi porti via la donna e ti taglio la gola, non sono discussioni. E oggi noi socializziamo, il nostro cervello si è evoluto, così. Vedete, il macaco è la scimmia più vicina a noi perché rispetto agli altri scimmie è quello che socializza di più, vive in comunità, sa delle regole, sono i dominanti, cioè hanno tutta una serie di regole molto vicine alle nostre. E pensate nell'evoluzione, cosa succede questo? Io lo chiamo il miracolo nello sviluppo del cervello perché è una cosa straordinaria, è straordinaria. Ma perché avviene questo? Perché qui tanti neuroni vanno a formare poi con la glia, la corteccia, si formano le circonvoluzioni per limitare il volume del nostro cervello e per mantenere una superficie elevata. Per una proprietà che si è scoperta non da tanto tempo, e cioè il nostro genoma. Il nostro genoma ha una struttura che è abbastanza rigida, però la sua funzione del gene è dinamica ed risponde in tempo reale all'ambiente. Allora avete genetica ed epigenetica, struttura e funzione. E vedete qua, i geni da soli non sono il nostro futuro. Ed è vero, i geni sono fondamentali, ci mancherebbe, però, e meno male, sono sensibili all'input ambientale a 360 gradi. Adesso vedremo alcuni esempi. Ecco i due gemellini omozigoti. E questi hanno gli stessi geni.
quelli che svilupperanno il tumore delle vie respiratorie, ma non necessariamente tutti e due lo sviluppano. E uno lo sviluppa e no, ma dice mio fratello, ha lo stesso gene pure, beh fammi la storia, come a suo tempo diceva Freud, per citare uno scienziato già citato. E dice, ma io ho fumato da ragazzino, vivo in un ambiente dove respiro porcherie, e i tuoi geni sono attivati e col tumore, tu no, io vivo in un'aria salva, mai toccata una sigaretta, questa fa la differenza, l'ambiente. È un esempio banale che sto facendo. Però l'esempio diventa fondamentale quando i fattori ambientali, vedete, a 360 gradi, tossine, dieta, stress, farmaci, e oggi non possiamo non citare il sistema informatico. Si è usato in modo sbagliato. Un uso sbagliato del sistema informatico sono queste due parole, in inglese, sleep deprivation, deprivazione di sonno. Andate a scuola, chiedete ai bambini dalle scuole elementari alle scuole superiori chi usa cellulari e iPad dopo cena, 100%. Chi lo usa dopo la mezzanotte, 98%. È un fenomeno mondiale. E questo sta cambiando. Non succede, ma guardate qua. Già dal concepimento, le cellule germinali portano i codici genetici che i tuoi genitori portano, non solo quelli che hanno ereditato da quella generazione, dagli antenati, ma anche il vissuto in tempo reale. Questo è il meccanismo epigenetico, nel bene e nel male. E allora al momento in cui si ha un concepimento, uno degli elementi fondamentali, oltre ovviamente al patrimonio genetico, qual è? Il cervello di questa donna, che non è ancora una mamma, ma c'è il cervello di una donna, che al momento in cui avviene questo processo straordinario che darà luogo ad una nuova vita, quindi un fenomeno, un evento straordinario, dare origine a una nuova vita, deve avere una certa struttura, deve avere un certo aspetto funzionale che sia, come è stato sottolineato da Paolo, in perfetta sinergia con quella condizione. Se questo non avviene, per quel bambino, ma anche per quella mamma, diventano dolori. Ma una mamma non necessariamente è bella performante come quella signora che si mangiava la frutta sorridente, può essere trattata male. Quante ce n'è giovani che aspettano il bambino e sono trattate male? Tantissime. Oppure è patologica. E allora? Allora il processo diventa un po' chimico. Dalla placenta originano degli ormoni negativi, troppo cortisolo, troppo CRH, e questi vanno ad alterare i codici genetici. Ed ecco la mamma stressata, questa bambina ha più vulnerabilità, non necessariamente, state attenti, dovrà soccombere e sviluppare una depressione, un altro disturbo, però il rischio è più elevato e potrà trasmettere questa vulnerabilità alle future generazioni. E se andiamo a vedere a livello molecolare, ormoni dello stress vuol dire il cortisolo, il corticosterone per l'animale, vedete, c'ha dei recettori sui nostri neuroni che vanno a modificare i meccanismi epigenetici, cioè il genoma cambia a livello epigenetico, non strutturale. Con lo sviluppo del cervello nella gestazione più avanzata si attivano le sinapsi e quindi abbiamo modificazioni. E quindi il nostro genoma si modifica. Il problema è questo. Noi non sappiamo agire sul genoma. Che si fa la cannabis e la cocaina, modifica il genoma. Questo ce lo sappiamo. Lo sappiamo. Noi non sappiamo agire, non abbiamo né farmaci, né terapie non farmacologiche che selettivamente possano modificare questo. Abbiamo farmaci che lo fanno in modo specifico e anche altre condizioni che lo fanno in modo specifico, ci possono aiutare. Le dipendenze, un'unica diapositiva, è una condizione negativa per una mamma che voglia avere un bambino. Smetti di bere prima di concepirlo, ma se si accorge che lo aspetti non bere più, neanche la birretta con la pizza. Vi faccio un esempio banale, se qui ci beviamo una birretta, il cosiddetto birroncino, e fra 20 minuti usciamo, ci mettiamo in macchina, ci fermano, ci fanno la prova del palloncino, ci ritirano la patente, adulti, perché? Perché quell'alcol contenuto in una birretta, non in un bicchiere di superalcolico, ci altera la capacità reattiva e di decisione.
e volete che non faccia niente nell'utero di un feto, di un embrione, vedete, i medici famigli americani dicono che nessun livello di consumo di alcol può considerarsi sicuro, quindi non bevete, abbia una gravidanza priva di alcol. Questo vale per tutte le sostanze, perché c'è ancora chi ti dice, dagli studenti a qualche altra categoria che non cito, ma sì, cosa perché sia una canna, due canne, e qualche volta alla settimana mentre aspetto il bambino. E se la mamma non c'è, è nato il bambino, è stato abbandonato. E questi vengono allevati, per carità, vengono curati, nutriti, fatti studiare, ma non c'è la mamma. Ed ecco quello che Paolo citava all'inizio. Matteia grigia, questa è la colonnina del bambino fortunato che la mamma ce l'ha. Questi non ce l'hanno, si sviluppa meno. Guardate, questi sono quelli degli orfanotrofi. Non necessariamente questi poi, alcuni di questi non potranno diventare il numero uno, però partono con un handicap pesante. E guardate questo studio con una super elettroencefalografia, questo istituzionalizzato e questo è quello felice che è nato, fortunato in casa, è in clinica e poi sta bene in casa con i genitori che lo coccolano. Guardate la differenza. Questo è quello adottato entro i primi 2 anni possibilmente. Si recupera. Adozione a buon fine, vuol dire abbiamo stabilito il rapporto. Questo dopo i 2 anni è molto più difficile. Perché non favorire le adozioni anziché mettere pareti su pareti? Una volta che hai stabilito che quei genitori sono persone per bene e hanno tutti quei requisiti, ma lo devi stabilire in un mese, non in 10 anni. Un'altra condizione, la povertà. Povertà che vuol dire non solo povertà di soldi, ma povertà di tutto, di stimoli. Vedete, come la povertà altera il cervello. Guardate la curva della corteccia frontale. Questo è di un bambino che vive in una condizione socio-economica elevata, media e scarsa, pochi soldi. Si vive con niente. Guardate la forbice. Non necessariamente questo non avrà più successo, però è molto più probabile che se parti dall'altra parte puoi averne molto di più. Guardate Science come ha legato il cervello non si sviluppa, mancano tutti quegli stimoli che rimasero in prima città, culturali, affettivi, di denaro, tutto l'insieme. Guardate questo lavoro sul trauma familiare, sul trauma sui bambini, soprattutto le condizioni familiari. Guardate, le barrettine che ho messo in rosso sono tutte le cause a livello familiare che possono dare vulnerabilità, uno studio del luglio scorso, alle psicosi. Ma vedete, in tutto il percorso, partire bene, quanto è importante, quindi da concepimento, come Paolo suggeriva nella sua introduzione, all'interazione con la mamma, che lasciano il segno nel nostro genoma. Questa oggi è biologia, è scienza. 15 anni fa era fantascienza, 15 anni fa, non 150 anni fa. Io ho cercato di darvi una panoramica che credo sia andata in perfetta sinergia con quello che ci hai detto nella tua introduzione. E con questo ti ringrazio per l'attenzione.